Superbonus del 110%. In presenza di abusi edilizi si rischiano sanzioni di carattere penale? Questa è una domanda di tipo ormai ricorrente. Chiunque parli di superbonus, la prima cosa che chiede è: posso accedere al superbonus del 110% se sul mio immobile sono presenti degli abusi edilizi? E subito dopo, quando si sente rispondere che con il decreto di semplificazioni oggi si può accedere al superbonus 110 anche in presenza di abusi, chiede: e che cosa succede? Quali sono le conseguenze cui rischio di andare incontro qualora vengano riscontrati sul mio immobile gli abusi edilizi che ho realizzato, che sono stati realizzati nel corso degli anni? Ecco, ho deciso di fare un video per rispondere un pochino in maniera un po' più dettagliata a quelle che sono le problematiche anche piuttosto pesanti in cui si rischia di andare incontro quando si accede alle detrazioni fiscali del superbonus 110% in presenza di abusi. Perché oggi col decreto semplificazioni sembra sia diventato tutto rose e fiori, ma in realtà le conseguenze possono essere anche molto pesanti. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare dell'edilizia. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina verrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ma adesso metti un bel mi piace al video e iniziamo a parlare di questo argomento così scottante. Ora, cominciamo col dire che fino a giugno del 2021, cioè fino all'uscita del decreto semplificazioni, il testo unico dell'edilizia prevedeva che condizione necessaria affinché un qualunque immobile potesse beneficiare di un qualunque tipo di detrazione fiscale, sia bonus ristrutturazioni, sia bonus facciate, bonus mobili, qualunque tipo di detrazione fiscale, condizione necessaria è che l'immobile fosse legittimo da un punto di vista urbanistico, quindi ci fosse la legittimità urbanistica. Ora, siccome, e in un primo momento ovviamente questo valeva anche per il superbonus 110%, vista la situazione del patrimonio edilizio italiano, ovviamente questo tipo di preclusione, questo tipo di condizione impediva a tantissimi immobili di poter accedere al superbonus, per cui è stato emanato il cosiddetto decreto semplificazioni. In poche parole, cosa prevede questo decreto semplificazioni? Prevede che tutti gli interventi per cui si richiede l'accesso al superbonus del 110%, quindi interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento del comportamento sismico, ad esclusione di quelli che prevedono una demolizione e ricostruzione completa degli edifici, rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, per la cui realizzazione è sufficiente presentare la CILA, o meglio la CILA superbonus. È un tipo di CILA molto particolare per cui bisogna semplicemente indicare quelli che sono gli estremi del titolo edilizio che legittima la sussistenza dell'immobile, quindi licenza edilizia, permesso di costruire oppure concessione in sanatoria se l'immobile è stato sanato, o se l'immobile è stato realizzato prima del 1 settembre 1967, una dichiarazione di atto notorio in cui si dichiara appunto che l'immobile è stato costruito prima del 1 settembre 1967. E soprattutto per questo non è necessario, per accedere al superbonus, per questo tipo di interventi, non è necessario dichiarare o verificare lo stato legittimo dell'immobile. Le uniche condizioni in cui si può vedere rimosso il superbonus, quindi in cui l'Agenzia delle Entrate può richiedere indietro quanto erogato, gli unici casi sono quelli in cui vengono eseguiti gli interventi senza la presentazione della CILA, vengono eseguiti degli interventi in difformità dalla CILA presentata, l'immobile risulta essere completamente abusivo, oppure vengono prodotte delle asseverazioni previste per il superbonus false, mendaci. In tutti gli altri casi non c'è decadenza del beneficio del superbonus. Quindi, a ben vedere, si può dire che si può accedere al superbonus 110% anche laddove sono presenti degli abusi edilizi, quindi laddove l'immobile non risulta essere legittimo da un punto di vista urbanistico. Però bisogna anche dire che lo stesso decreto semplificazioni afferma in maniera molto chiara, in maniera molto evidente, che rimane comunque leggiamo testualmente:
Al successivo comma 16 quater dice: fermo restando quanto previsto al comma 13 ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Cioè, che significa? Questo significa che, nonostante si possa accedere al superbonus del 110% anche in presenza di abusi edilizi e l'incentivo non può essere richiesto indietro da parte dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia non viene meno e non viene eliminata quella che è l'attività, diciamo così, quella che è l'attività di osservazione e di vigilanza da parte della pubblica amministrazione. E soprattutto la presentazione di questa CILA Superbonus non può sanare gli abusi, eventuali abusi preesistenti sull'immobile. Ma non è tutto. Voglio ricordare che ormai è giurisprudenza riconosciuta e consolidata. La giurisprudenza sostiene che qualora vengono eseguiti degli interventi anche di manutenzione ordinaria su un immobile illegittimo, cioè su un immobile che presenta degli abusi edilizi, questi interventi non fanno altro che proseguire l'illecito, cioè praticamente si continua a realizzare un illecito, per il quale si rischia di incorrere in delle sanzioni che possono avere anche carattere penale. Infatti, voglio ricordare cosa ha stabilito in maniera univoca la Corte di Cassazione con una sentenza del 29 marzo 2021, la sentenza 11.788, la leggo testualmente: in tema di reati edilizi, qualunque intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente. Sostanzialmente questo che cosa ci dice? Questo ci dice che se un immobile presenta un abuso, ancorché io su quell'immobile eseguo, se non reprimo questo abuso, se l'abuso continua a resistere, anche se io su quell'immobile eseguo un intervento di manutenzione ordinaria, non faccio altro che proseguire con la mia attività criminosa, cioè praticamente commetto un nuovo reato. Questo è pacifico. Ma questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che se io eseguo un intervento di manutenzione ordinaria, per cui accedere al superbonus 110%, mi viene in mente la sostituzione degli infissi e finestre. Se io eseguo quel tipo di interventi su un immobile su cui è presente un abuso edilizio, è vero che accedo al superbonus e l'Agenzia delle Entrate non mi può richiedere indietro quanto elargito, tuttavia, sia un controllo viene rilevato questo, io, eseguendo un intervento di manutenzione ordinaria su un immobile abusivo, commetto un reato che ha un carattere penale. Quali possono essere diciamo, le conseguenze? A che tipo di sanzioni di carattere penale vado incontro? Sanzioni molto pesanti. Ricordo che sono previste delle sanzioni fino a 10.329 euro per inosservanza delle norme, delle sanzioni che vanno arresto fino a 2 anni e sanzione dai 5.164 fino ai 51.645 euro nel caso in cui vengano realizzati degli interventi in completa difformità dal permesso di costruire o in assenza del permesso di costruire, e ancora arresto fino a 2 anni e un'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni. Quindi vedete bene che, seppure è vero che non posso, che posso accedere al superbonus 110% anche in presenza di abusi, il fatto di comunque eseguire degli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, molto semplici, su un immobile che presenta degli abusi, potrebbe avere delle conseguenze molto pesanti. Resta poi anche da chiarire un aspetto molto, diciamo, delicato, che è quello, a proposito del superbonus 110%, della distinzione tra violazioni di carattere formale e violazioni di tipo rilevante. Violazioni di carattere formale che non fanno perdere l'incentivo, violazioni di carattere rilevante, che poi vanno distinte se di tipo puntiforme oppure di tipo comune.
In quel caso si perde l'agevolazione sulla violazione dell'intervento eseguito. Faccio un esempio molto semplice: se viene eseguito un intervento sulle parti comuni di un condominio, installazione di un cappotto di isolamento termico, e poi ci sono dei condomini che agganciano un intervento drenato, sostituzione di infissi e finestre, qualora diciamo, qualora l'immobile del signor Mario Rossi, che ha agganciato anche la sostituzione degli infissi e finestre, se quell'immobile presenta degli abusi, verrà revocato la quota parte di incentivo relativo all'intervento drenato della sostituzione di infissi e finestre e non diciamo, l'intervento del cappotto di isolamento termico che riguarda le parti comuni. Comunque vedremo bene come si comporterà Agenzia delle Entrate, amministrazioni comunali, eccetera, quando si troveranno a dover analizzare situazioni di committenti, di individui, di persone fisiche che hanno avuto accesso a un superbonus del 110% e sul proprio immobile erano presenti degli abusi di carattere edilizio. Spero di aver fatto un pochino di chiarezza e non aver messo troppa paura, però come vedete, se è vero che si può accedere al superbonus anche in presenza di abusi, le conseguenze cui si va incontro nel caso in cui su un immobile sono presenti gli abusi, sono delle conseguenze che possono essere anche molto gravi. Per questo il consiglio che mi sento di dare sempre è quello: se si vuole accedere al superbonus del 110% e se sull'immobile sono presenti degli abusi o delle illegittimità da un punto di vista urbanistico, sanarle. Sanarle in tutti i modi. Qualora non è possibile sanarle, rimuovere l'abuso, in modo tale da poter affrontare tutto il tema dell'incentivo in maniera molto serena e tranquilla. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace. Come detto, iscriviti al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video e seguimi anche sulla pagina Facebook.